Amici sportivi, buonasera, bentrovati a questa nuova produzione di catanzariinforma.it. L'avete visto dal titolo, si chiama Studio Giallorosso e vuole raccontare le vicende delle nostre amate Aquile, sperando di potervi raccontare da qui fino alla fine del campionato, ovviamente, di un campionato diverso del Catanzaro, che fino adesso non ci ha regalato davvero grandi soddisfazioni. Come avete letto sulle nostre pagine, sulle pagine di catanzariinforma.it, stasera abbiamo il piacere di avere ospite il tecnico del Catanzaro, Nunzio Zavettieri, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Grazie mille, mister. Grazie a voi dell'invito e un saluto a tutti gli appassionati del Catanzaro. Certo, ce ne sono tanti, perché già stanno scrivendo sulla nostra web chat e sono pronti a porle delle domande, mister, a lei e agli altri ospiti che abbiamo in studio. Sarà mio compagno di viaggio in questa lunga cavalcata fino a fine maggio, Mimmo Barbaro, come consuetudine, Mimmo, diciamo, sulla web chat di Catanzaro Informa. Buonasera a tutti. E poi abbiamo Gianfranco Giovane, che è la nostra firma di Catanzaro Informa per quanto riguarda il Catanzaro. Buonasera Gianfranco. Buonasera. Vi racconta giornalmente quello che succede durante gli allenamenti e non solo. Anche stasera ci racconterai cosa è successo oggi, perché Giovino ha fatto la sua apparizione il presidente del Catanzaro Cosentino, quindi ci dirai qualcosa, con chi si è fermato, con chi ha parlato. Ma io direi di andare subito a coinvolgere il mister. Intanto, mister, per raccontarci un po' il dietro le quinte del suo arrivo al Catanzaro, ci racconta un po' qualcosa. Abbiamo saputo, abbiamo scritto, l'ha scritto Gianfranco Giovane, anche Luigi Mardente, che lei è stato chiamato direttamente dal presidente. Ci conferma questa? Sì, sì, confermo. Mi ha chiamato il presidente, viste le vicissitudini che c'erano state nei giorni precedenti e anche quel giovedì, e quindi io sono stato molto onorato di questa chiamata, perché per la prima volta posso andare in Calabria, la mia terra, ed è uno stimolo ulteriore per cercare di ottenere il massimo. Ci tengo a sottolineare che la chiamata diretta del presidente è dovuta a un rapporto, diciamo, di conoscenza che avevo con lui, ma credo che sia la vicepresidente, il direttore e tutti quanti erano concordi per cercare di coinvolgermi in questo programma e magari di dare nuova linfa in un momento difficilissimo che il Catanzaro stava passando, ecco. Il fatto che, insomma, il Catanzaro in questi inizi di stagione sia stato un po' un trita allenatori, no? Li ha cambiati tre prima del suo arrivo, non l'ha preoccupato un po', non l'ha fatto un attimo riflettere prima di dire sì? Ma diciamo che lo stimolo di poter fare parte della storia del Catanzaro Calcio è andato oltre le difficoltà e quindi, se penso a chi è stato qui a Catanzaro, sia come calciatore ma anche come allenatore, penso a qualcosa di importante, e quindi credo che, l'ho detto anche ai ragazzi, per noi da un punto di vista professionale è una grande sfida, una bella sfida, e dobbiamo far di tutto per rimettere le cose a posto e riportare il Catanzaro sicuramente in acque migliori. Ed è quello per cui stiamo lavorando con tanto impegno da 10 giorni a questa parte. Che situazione ha trovato, mister, dal punto di vista dello spogliatoio, dal punto di vista ambientale? Lo sappiamo, non è certamente la piazza di qualche anno fa, quando c'era l'entusiasmo e sappiamo bene qual è l'entusiasmo della piazza di Catanzaro quando la squadra va bene, ma che situazione ha trovato nello spogliatoio? Ma è chiaro che quando si cambia un allenatore sicuramente qualcosa non va, però ci tengo a sottolineare che il presidente mi ha coinvolto molto, facendomi sentire la sua, come dire, la sua voglia, la sua forza di cercare di ribaltare questa situazione. E quindi è quello che ho cercato e sto cercando di trasmettere anche ai ragazzi, perché è chiaro che l'aspetto soprattutto mentale era quello, diciamo, più in cui bisogna incidere, però pian pianino, io direi anche con tanta serenità, perché credo che i ragazzi debbano ritrovare la voglia di vivere la loro professione a pieno, quindi la voglia di venire al campo, di allenarsi, di migliorare,
che magari ultimamente per varie vicissitudini dove io assolutamente non voglio entrare perché voglio guardare solo avanti, si sono trovati e quindi con lo slancio del presidente, con l'unità che c'è all'interno della società, con la voglia dei calciatori, mia e dello staff, di portare avanti un progetto in una piazza, ripeto, veramente importante, perché credo che tanti allenatori e tanti calciatori vorrebbero venire qui a Catanzaro, e con questo slancio dobbiamo assolutamente lavorare, credo con tanta umiltà, tanto silenzio, tanto rispetto reciproco dei ruoli e tanto stimolo nel voler uscire professionalmente da questa situazione e dare alla città, ai tifosi che sono tanti appassionati, diciamo, più soddisfazioni di quelle che hanno avuto fino adesso. Mimmo. Sì, approfitto della presenza del mister che così per una domanda cattiva. No, a parte io non metterei perché rispetto il tuo lavoro. Sto scherzando, sì. Sono uno dei giornalisti più anziani della Tribuna Stampa. Mi piace il tuo sorriso, mi piace l'entusiasmo che metti, ci diamo del tuo. Sì, assolutamente. Trasmissione. E la situazione è quella che è, perché prima del tuo avvento c'è stato questo grande hotel con gente che entrava e gente che usciva. Questa porta era sempre girevole, quindi mi piace aver sentito dalla tua voce il fatto che tu guardi avanti per la tua strada, perché professionalmente ritengo una cosa molto positiva dire io parlo da quando sono arrivato in poi, perché se parliamo di quello che è stato il passato piuttosto recente, del quale certamente farai riflessione, del quale certamente avrei parlato nel chiuso degli spogliatoi, non ci rinneghiamo, queste cose esistono e le conosci bene, anche perché vorrei ricordare a chi ci segue che mister Zavattieri ha pure esperienze internazionali e quindi non devo insegnare io come comportarsi nello spogliatoio, ma lo guarderei bene. Quanto ti pesa tutte queste difficoltà hai, perché devi gestire una squadra che non hai, a cui tu non hai partecipato nella formazione strutturale della squadra, gestire persone che sono a latere sul terreno di gioco ma che non ne fanno più parte, perché sennò se non parliamo con la chiarezza, perdonami mister, facciamo finta di prenderci in giro, ma credimi, con tutto il rispetto per la tua professione come quella per i calciatori, perché io dico, lui fa il professore, io ho fatto il bancario e lui fa il giornalista, il calciatore fa il calciatore, quella è la sua professione, va rispettata. Semmai l'errore l'ha fatto la banca ad assumere me, l'aveva fatto il Ministero della Pubblica Istruzione col mio. Parla per te, parla per sé. È chiaro, il concetto è chiaro. Per una questione di correttezza nei confronti di tutti quelli che sono stati chiamati a vestire la casacca giallorossa. Quindi ti fa merito questo fatto e volevo sapere quanto ti pesa la situazione di adesso. No, è chiaro che mi sarebbe piaciuto avere la squadra dall'inizio, poterla plasmare, poter magari anche indicare al direttore qualche magari mia preferenza rispetto a un sistema di gioco, rispetto ad un altro. E quindi sicuramente da questo punto di vista è più difficile proprio operare in campo. Diciamo per le dinamiche esterne, io poi imparerete a conoscermi, io ci penso poco, a me interessa solo il rettangolo di gioco e quindi quello che devo fare, secondo me il mio dovere, è cercare di schermare tutte le situazioni che possono andare a intaccare il gruppo e la bontà del lavoro del gruppo, quindi da questo punto di vista ci metterò tanto. Rispetto alla difficoltà oggettiva che c'è del non poter, cioè, diciamo, non aver lavorato dall'inizio, quindi plasmato la squadra, come ho detto prima, è difficile, però professionalmente è molto stimolante, nel senso che in una situazione difficile riuscire a venirne fuori pian pianino, con l'umiltà giusta, con la determinazione giusta, anche cercando di sbagliare il meno possibile,
perché è chiaro che è impossibile non sbagliare, e questo sicuramente sarà ancora più gratificante, ed è quello che sto cercando di portare avanti. Per questo dico guardo in avanti, perché poi magari io non penso mai ai pregiudizi, non mi piacciono i pregiudizi, perché poi l'interrelazione che abbiamo io e te, se io parlo con uno e mi dice che tu non sei un buon giornalista, a me non interessa, perché mi interessa come ti comporti con me, ed è la valutazione che faccio con i giocatori, con i collaboratori, con tutti, proprio al fine di cercare di ottimizzare tempi, spazi e risorse, perché qui secondo me una cosa deve essere chiara, anche e soprattutto in questo momento di difficoltà, che dal primo dei tifosi, che può essere il presidente o tutta la curva, e vi assicuro che ce ne sono tanti, perché tutti quelli che lavorano all'interno del Catanzaro veramente ho visto una passione incredibile, e questo per me è uno stimolo importante. Tutti abbiamo questo obiettivo, tutti ci sentiamo tifosi del Catanzaro e tutti vogliamo il bene del Catanzaro, quindi io quello che dico è guardiamo da ora in avanti. Io non, come ho detto prima, non voglio entrare in quello che è successo prima, è chiaro che ne faccio tesoro, perché voglio dare tutto me stesso affinché portiamo avanti la passione dei tifosi, che è la prima cosa, perché senza i tifosi il calcio non ci sarebbe. Devo sottolineare anche l'impegno economico di una proprietà, perché fare calcio in questo momento non è semplice, e vi posso assicurare, io mi posso permettere, che ho girato un po', la solidità della società ti permette di far lavorare bene, questo vuol dire molto, questo al netto di tutti gli errori che ci possono essere stati o meno, però è chiaro che quello che devo pensare io è di non commettere errori come sono stati fatti in precedenza, quindi questo è... Bene, Gianfranco, prima ti lascio la possibilità di fare una domanda al mister e poi ti chiederò qualcosa invece sulla presenza del presidente oggi al Poligiovino. Sì. Innanzitutto, prima di fare una domanda al mister, permettimi di dire che secondo me il suo arrivo è un po' come una boccata d'aria fresca in una stanza in cui per troppo tempo abbiamo respirato un po' di aria viziata. È stata una stagione un po' particolare, iniziata con mille problemi, proseguita con altri 2000, uno spogliatoio un po' particolare, un allenatore, certo, che è andato via ancora prima che iniziasse la stagione, un altro che è andato via a stagione quasi iniziata, possiamo dire, a poche giornate. L'arrivo del mister sta dando un pochettino di tranquillità anche allo spogliatoio. Mi è piaciuto, noi ci siamo incontrati già a qualche conferenza stampa con il mister, il fatto, come diceva Mimmo, che si sta puntando molto sull'entusiasmo, recuperare l'entusiasmo. Il mister l'ha detto anche domenica, sabato, prima della partita, nell'ultima conferenza stampa prima della partita. È importante che si recuperi l'entusiasmo prima di tutto, poi il resto verrà. E proprio per questo, e qui mi collego subito con il quesito, il mister qualcosa in questo senso l'ha fatto, perché se andiamo a vedere già il fatto di scegliere di andare a appoggiare l'occhio su quei giocatori che prima erano dimenticati, faccio un esempio su tutti proprio perché ormai è sulla copertina da qualche giorno, Basrak, Milan Basrak per esempio, è già una nota rivoluzionaria rispetto a prima, ha restituito in qualche modo anche entusiasmo a giocatori così. Vorrei proprio approfondire questo aspetto. Lei ha trovato uno spogliatoio anche psicologicamente provato. Questi ragazzi, che invece adesso mi sembrano essere proprio quelli che stanno dando la maggiore spinta, Icardi, Basrak, la rivoluzione può partire in qualche modo anche da questi elementi che prima magari erano ai margini e che adesso invece si stanno ritagliando un posto importante? Basrak, tra l'altro, mister, l'aver sentito anche in conferenza, l'ha ringraziata molto per questa occasione che lei gli ha dato. Sì, al di là dei ringraziamenti, perché poi i conti bisogna farli alla fine, credo che lui debba ringraziare i compagni, tutti quanti, perché comunque abbiamo cercato insieme di inserirlo, anche perché lui tra l'altro ha un problema di lingua che non è indifferente, e soprattutto all'interno del campo, come l'abbiamo notato anche in conferenza stampa, sì, anche in come compagni, logicamente come io, ringraziamo anche lui per il contributo che dà. Al di là se uno o due giocatori che possono riaccendere l'entusiasmo, io credo che nel calcio di oggi è impensabile che ci sia un gruppo che possa essere limitato negli elementi per poter veramente portare avanti un programma di lavoro serio e importante. Quindi
è mio dovere professionale cercare di mettere nelle migliori condizioni tutti i giocatori che ho a disposizione, perché c'è bisogno di tutti, questo è un dato di fatto, è impensabile che non ci sia bisogno di tutti, anzi io, i ragazzi lo sanno, anche per una questione statistica, i giocatori più determinanti sono anche quelli che subentrano dopo, e quindi io se non li faccio trovare pronti diventa un problema non tanto per l'allenatore ma anche per la squadra, che è ancora più importante dell'allenatore. Quindi quello, io faccio un ragionamento molto semplice. Il mio lavoro secondo me ha due indirizzi, quello di la preparazione della partita e la gestione della partita, non guardo oltre. E quindi l'idea mia è quella di portare più giocatori possibili alla domenica nelle migliori condizioni psicofisiche. Poi nel contesto della partita essere bravo a sbagliare meno possibile e magari azzeccare quelle due o tre cose che possono essere utili alla squadra, quindi un cambio piuttosto che... Un movimento tattico, quello è il lavoro che cerco di portare avanti. Allora io direi di cominciare a leggere qualche messaggio che sta arrivando, altrimenti mister poi ci affogliamo alla fine. Per esempio Ci Credo Sempre dice: mi pare lampante l'emergente necessità di integrare la squadra con un difensore centrale anche per compensare l'uscita di Joao Francisco e di un centravanti d'aria considerata la lunga assenza forzata di Sarau, ovviamente dice di un certo spessore, ma anche Marco dice la stessa cosa e ci dice se gennaio magari è da considerare troppo lontano, se si riuscisse a pescare magari tra gli svincolati. Ci può dare qualche indicazione? No, ve la do sicuramente, sono venuto apposta, quindi. No, nel senso che è assolutamente pertinente questa domanda, perché l'esigenza di un difensore centrale è agli occhi di tutti, per noi è importante e quindi stiamo cercando insieme al direttore, alla proprietà di trovare un profilo che possa essere giusto. E sottolineo possa essere giusto, perché portare un giocatore quanto per portarlo, certo. Preferisco magari aspettare gennaio e magari puoi trovare un giocatore veramente possa essere utile a Catanzaro e nel frattempo trovare soluzioni diverse. E poi per quanto riguarda il discorso di gennaio, io in questo momento non devo e non ci voglio pensare, anche perché penso alla Juve Stabia, appunto. Però voglio dire un'altra cosa, ho il dovere professionale di cercare di valorizzare più possibile i giocatori che adesso ho a disposizione. Quando poi ci sarà gennaio, sicuramente credo è volontà anche della proprietà, del direttore, non farci trovare, diciamo, impreparati in eventuali, come dire, passatemi il termine, aggiustamenti o situazioni che si possono modificare, e quindi da questo punto di vista credo che la società sia disponibile. Detto questo, non mi piace mai parlare di mercato, io voglio parlare solo del campo, quindi poi del mercato parlerete col direttore e con la proprietà. Allora la mia domanda... No, insomma, mi sembrava corretto rispondere visto che okay. Sono venuto. Ecco. No, perché sappiamo che gli allenatori solitamente di mercato, insomma, raramente ne parlano. Mimmo, torniamo per un attimo alla partita di domenica con il Monopoli. È stato finalmente un bel Catanzaro, questo ce lo dobbiamo dire, cioè in trasferta in questa stagione il Catanzaro ha raccolto pochissimo, è stato un bel Catanzaro, meritava i punti sicuramente di portare via l'intera posta in palio, a momenti rischiava di perderla quella partita, però ecco, forse qualcosa è cambiato, no? Perché magari quella partita si sarebbe persa, invece è arrivato il gol del pareggio. Io credo che se leggiamo i due risultati praticamente identici in casa e fuori, il mister si era fatto certamente la domanda se abbiamo mosso la classifica, però abbiamo preso 4 reti. Però la costruzione ne abbiamo realizzato 4, mister, cosa che non succedeva, perché a Catanzaro c'ha una differenza rete di meno 9, 19 gol subiti, 10 fatti, quindi di cui 4 con la gestione nell'ultima settimana. Se andiamo a vedere che i cannonieri di Catanzaro sono Di Bari con 2, Cargione mi pare con 2, chi c'è più, sono in 3 comunque.
con due ne avevo segnati, ma me ne abbiamo, ne abbiamo tanti, diciamo. Capisco che stare vicino a parlare col mister di calcio mi costringe a serrare i denti e a mozzicarmi la lingua stasera. Perché? Per la parte, ti dico perché. Perché a me piace, lo sai, fare un po' il giornalista scherzoso, perché sono troppo attaccato al Catanzaro. E allora quando il mister, ho fatto un sorriso che mi auguro non sia stato ripreso, quando ha detto che il suo compito è quello di pensare ai giocatori, alla partita di domenica, e a fare bene i cambi. Mi stava venendo in mente, dico, mister, non si preoccupi, perché peggio di come sono stati fino adesso, lei non li può fare. Comunque, l'ho buttata lì, mi perdona. No, sì. Perdona, il mister non era riferito certamente a lui. Sì, credo che sia un'insieme di fiducia notevole, anche se quello con Melfici, secondo me, con un po' più di attenzione ci poteva stare l'intera posta in pari e sarebbe stato un bel botto come inizio. Perché certo, un punto è meglio di zero, sì, ma è una vittoria, vabbè, chiaro, porta sono d'accordo, sono d'accordo. Però voglio dire, aumenta un po' l'autostima di questi calciatori, perché noi, io prendo un esempio per tutti, no? I giocatori più in vista, mister, quali sono? Il portiere e il centravanti. Il portiere se fa la farfallata, se fa l'errore, e il centravanti se certo, sopra la linea della porta avversaria. Manda il pallone fuori, sono quelli più in vista, va bene, perché se sbaglia a centrocampo si può recuperare e quant'altro. Quindi vedere magari Grandi che sì, incassa 4 reti, però porta a casa 2 punti, mentre prima incassava inopinatamente 3-4 reti, e sapendo quello che è stato l'anno scorso il campionato di Grandi, tu sarai certamente documentato, certo, non può essere né un campionissimo, ma nemmeno quello che si dice adesso in termini un brocco. Io lo difendo semplicemente perché l'insicurezza sua deriva dall'insicurezza di tutta la squadra. D'altronde, ripeto, il calcio è un gioco di squadra, non è un gioco del singolo. Il singolo, se vogliamo metterlo, concordo, ti risolve la partita, uno ti porta 10 punti, ma non ti porta... Qui sta venendo fuori l'allenatore, eh? Ma non ti porta quello che deve essere... E poi, sinceramente... Ho visto pure qualcuno, e non faccio i nomi, più disposto al sacrificio, mentre prima mi dava l'impressione di non esserlo. È un'impressione, probabilmente lì poi le questioni fisico-terapeutiche le conosci tu, però mi ha parlato anche di questioni psicofisiche. Allora la mia domanda è: quanto stai lavorando dal punto di vista psicologico sui ragazzi? Sto lavorando tanto in relazione al fatto che reputo che l'aspetto mentale sia quello più importante, perché al di là della condizione fisica mi piace che la squadra sappia gestire la partita, gestire i momenti della partita, gestire le situazioni di gioco. Questo con il lavoro si fa, perché anche se arriva la domenica in ottime condizioni, credo che è impensabile che 14 giocatori possano giocare al massimo. Quindi poi verrà il discorso mentale nel saper affrontare anche una giornata negativa, non giocare da 3 ma giocare da 5 e mezzo, da 6, questo è il concetto. E quindi anche da un punto di vista didattico lavoro molto sull'aspetto mentale. E devo dire che devo anche ringraziare i ragazzi, perché c'è una grande predisposizione da parte loro, e da questo punto di vista sono molto contento. È chiaro che sappiamo tutti che dobbiamo migliorare. Io farei una distinzione tra le due partite, perché la prestazione come continuità, come qualità del gioco, sicuramente a Monopoli è stato più importante rispetto al Melfi, dove anche lì potevamo vincerla. Il problema è che in questo momento gli errori che facciamo sono troppo grossi per una squadra importante come deve essere il Catanzaro. Magari ne facciamo uno che mette dentro una serie di errori che sono troppo importanti per una squadra come il Catanzaro. Ci stiamo lavorando, ci lavoriamo. Adesso sono molto curioso di vedere la squadra al cospetto della prima in classifica, che è una squadra che sta andando a 1000, anche per avere, come dire, la possibilità di mettere, come dire, sulla bilancia 3 prestazioni contro 3 tipi di squadra diverse. E quindi mi dà, come dire, un'indicazione ulteriore sulla potenzialità del gruppo.
Allora, Quintino da Milano fa più o meno la stessa domanda che riguarda la difesa, la saluta, mister, poi c'è Cuore Giallorosso, ecco questo magari facciamo rispondere a Gianfranco, dice un grosso in bocca al lupo al mister, una domanda agli ospiti, ma il presidente che dice di questa situazione? Rilancia? Che sensazione hai Gianfranco? La e poi spia. La nostra spia, perché oggi era comunque, lo ribadiamo, al Poligiovino, ecco che cosa hai visto intanto al Poligiovino, Gianfranco, che cosa hai potuto percepire e soprattutto rilancio il presidente secondo te? Lo chiedo pure a Mimmo, chiaramente. Beh, chi lo conosce il presidente sa che è una persona che non accetta facilmente le sconfitte, non accetta questi momenti particolari, quindi è indubbio che dal suo punto di vista ci sia la voglia di rilanciare. Oggi pomeriggio era presente al Poligiovino e l'attenzione dei tifosi, stranamente, il mister probabilmente lo capirà, era più sul presidente che sulla partitella con gli allievi. Diciamo che si divideva, ecco, l'attenzione tra la partitella e la presenza del presidente. E era lì e gli occhi erano puntati su di lui. Ha parlato ovviamente con il preparatore atletico della vecchia gestione, ha parlato con il secondo di Mister Somma, che sono ancora aggregati ovviamente all'attuale organico, fanno parte ancora dell'attuale organico, perché probabilmente qualcosa potrebbe cambiare da qui a breve, magari ci sarà un reintegro. Adesso possiamo fare anche la domanda, visto che il mister è qui, possiamo anche in qualche modo girare la domanda al mister. Un reintegro del preparatore atletico Antonio Raione, che era stato messo da parte, accantonato un po' nella gestione Somma, e magari anche l'arrivo di un nuovo secondo per mister Zavettieri, che spezzo una lancia in suo favore, già quando si era parlato in conferenza stampa aveva detto ne parleremo a quattro occhi quando arriverà il presidente. La domanda adesso è d'obbligo, io la giro io dal nostro lettore direttamente all'allenatore. Ne ha parlato con il presidente? No. Ancora no? No, perché siamo stati a pranzo insieme, tra l'altro era tra un allenamento e l'altro, io sono dovuto anche scappare prima perché il lavoro per me è fondamentale, quindi non abbiamo avuto modo di confrontarci, di pianificare, anche perché io adesso mi sta dicendo lei, non mi sono neanche accorto che ha parlato con i collaboratori, quindi alla luce di quello che è stato, poi il presidente sicuramente mi dirà, parlerò col direttore e quindi insieme alla società vedremo sicuramente il da farsi, perché una cosa è certa, siamo tutti uniti per il bene comune, questo lo posso assicurare, lo dico pubblicamente, perché tutti quanti ci teniamo a proprio a venire fuori da questa situazione. Allora, sì, volevi dire sì, altro, no, volevo aggiungere, ovviamente aggiungo solo un'ultima cosa, che oltre ovviamente a parlare con il preparatore atletico e a parlare con il secondo di Mister Somma, si è intrattenuto ovviamente a parlare anche con il direttore a bordo campo, ovviamente è lontano da occhi indiscreti, lontano dalle orecchie dei tifosi, però c'è stato anche questo colloquio con il direttore. Vedremo poi nelle prossime ore quali saranno i risultati di questo colloquio. Allora Max dice, mister, mi piacerebbe rivedere 11 leoni in campo, più intensità, più concentrazione nelle azioni di gioco, entrare sul pallone con forza e aggressività, cioè come si gioca in terza serie. Questo forse in precedenza è un po' mancato al Catanzaro, perché sono le partite molto, anche insomma, piacerebbe. Anche lei piacerebbe, ma lei saprà trasmettere sicuramente questa intensità. Alessio 72 la ringrazia e sottolinea il fatto che lei sembra una persona che trasmette molta serenità anche ai calciatori, quindi complimenti per il mister. Poi c'è una domanda tecnica che fa Lello, dice mister, ma perché fa giocare Giovinco e Di Bari titolari? Su Giovinco devo dire che ci sono molti messaggi, insomma, che non sono proprio teneri. Lei come lo vede Giovinco, mister? Allora, Giovinco ha grande qualità tecnico-motore, questo è risaputo, è fuori di dubbio, sì. E io, come ho detto prima, ho il dovere di lavorare su tutti. Giovinco, certo. È un ragazzo che può dare tanto e devo fare in modo che dia tanto, non aggiungo altro. Risposta perfetta, Mimmo, voglio dire, non si poteva rispondere diversamente. No, ma non si fa, c'è poco da fare. Senta mister, lei prima parlava della Juve Stabia, allora io direi di vedere adesso un servizio che è preparato proprio sulla Juve Stabia, allenata, Mimmo, sai, dal nostro caro amico, il concittadino Gaetano Fontana. Gaetano Fontana, che buoni, è ritornato, lo ricordiamo, di Fiorentina, Napoli, Padova,
è Ascoli. È Ascoli, e lo ricordiamo che è ritornato dopo quella lunga diciamo squalifica ad allenare, lo sta facendo benissimo perché si trova primo in classifica. Tra l'altro, mister, lei trova una squadra insomma che ha lasciato, per la quale insomma ha rilasciato anche le dichiarazioni molto positive, si è trovato bene insomma a Castellammare, così ha detto: ma io direi di rivedere questo servizio, di vedere questo servizio di Roberto Tolomeo, così ci introduciamo anche al prossimo turno. Non arriva l'avversario diciamo più semplice proprio in questo momento da affrontare, però come ha detto lei magari si trovano gli stimoli giusti per affrontare una grande di questo campionato. Vediamo. Ripa, portiere dall'altra, e questa è avanti, tre fatti in anticipo. Guardate che esultanza! Una modalità di festeggiamento particolare, quella della Juve Stabia dopo il gol dell'1-0 col Cosenza lunedì scorso. Una foto di gruppo mimata che fa il verso un po' alla messa in scena dello Stjarnan, squadra del profondo nord Europa, che anni fa era diventata famosa per le esultanze, un vero e proprio cult per il popolo web. Un team rappresentato del calcio islandese che recentemente ha ottenuto risultati impronosticabili. Come impronosticabile, almeno al termine dello scorso campionato, era una Juve Stabia tra i top team di questo torneo di Lega Pro. Una stagione anonima, l'ultima della squadra campana, terminata a metà classifica senza avere mai dato l'impressione di riuscire a decollare. La svolta è arrivata proprio nell'ultima sessione di calciomercato. San Domenico, Salvi, Montalto, arrivi di un certo peso hanno aumentato la cifra tecnica delle Vespe e i risultati in campo si sono visti quasi subito. La squadra, dopo il primo scivolone con il Catania, se non è diventato uno schiacciasassi, poco c'è mancato. Melfi, Monopoli, Messina, Siracusa, Paganese, Fibonese non hanno avuto scampo, ma anche il Foggia è stato travolto al Menti fino alla sfida vinta col Cosenza e alla conquista del primo posto in classifica. È finita KO solo un'altra volta, a Granillo, di misura. Una squadra solida questa Juve Stabia, con bocche di fuoco piuttosto efficaci, secondo miglior attacco del girone, ma nella quale anche la difesa ha pochi eguali nella categoria. Un gruppo plasmato da un tecnico catanzarese che definire molto noto da queste parti è persino riduttivo. Per l'ex giallorosso Gaetano Fontana, un compito difficile ma prestigioso, quello di rilanciare la Juve Stabia, ma anche di rilanciare se stesso. Tre anni fa i fatti di Salernitana Nocerina, gli infortuni simulati dai giocatori allora allenati proprio da Fontana per impedire di giocare, una lunga squalifica eccessiva che aveva dato un brutto stop alla carriera del tecnico. La sanzione gli era stata ridotta lo scorso inverno. Un anno prima, in piena squalifica, era stato a Catanzaro a promuovere la figura del mental coach. Sentite cosa diceva ai microfoni di Catanzaro Informa il 18 marzo 2015. E che quando sembra che siamo di fronte ad un qualcosa che ci ostacola, che ci blocca, che ci ferma, effettivamente c'è la risorsa dentro ognuno di noi per bypassare quel momento. Quindi nessuno è esente da questo. Tirare fuori il massimo nel momento di difficoltà, quindi, e pensando a lui e alla Juve Stabia è quasi spontaneo chiedersi quanto l'allenatore mental coach Fontana abbia inciso nella rinascita sportiva di Francesco Ripa, uno che di ostacoli alla carriera per colpa di un infortunio ne ha dovuti superare un po'. L'anno scorso è rimasto praticamente ai box, quest'anno nuovamente bomber. 6 gol in 8 gare giocate, 3 segnate il 4 ottobre alla Vibonese, ma la squadra di Zavettieri sa bene che dovrà stare attenta non solo a lui. Un'ottima presentazione del prossimo avversario da parte di Roberto Tolomeo in questo servizio, mister, insomma ci sono tanti elementi che fanno pensare ad una partita difficile, lo dice la classifica del resto, una squadra capolista, differente rispetto a quella che ha allenato lei lo scorso anno, con tanti innesti che poi hanno portato a questi risultati. Sì, della squadra della scorsa stagione sono rimasti in pochi, forse 2 o 3 titolari e qualche altro ragazzo che è comunque molto valido che è nella rosa. Io voglio collegarmi alla domanda del telespettatore di prima, che ha detto che gli piacerebbe vedere questa squadra, è quello che voglio anch'io. Noi dobbiamo assolutamente far sì che il Catanzaro diventi una squadra difficile da affrontare per tutti, e su questo punterò tantissimo. E già il fatto di andare a Monopoli con il piglio giusto, al netto degli errori che abbiamo commesso, questo mi dà fiducia, lo vedo nel lavoro quotidiano dei ragazzi, e questa partita mi incuriosisce molto per capire la forza che potremo avere anche più avanti. Però quello che voglio è che la squadra sia fastidiosa per tutti, passatemi questo termine un po' strano, però chi affronta il Catanzaro deve sapere che affronta una squadra difficile. Posso fare una domanda? Per sapere sei quanto, qua apposta, non è che... quanto nel mister c'è di
come si dice, di predisposto in anticipo e quanto c'è di pazzia. Cioè, mi riferisco sempre l'allenatore sta parlando, calcistico. No, mi hanno colpito le tue dichiarazioni alla vigilia di Monopoli. Cioè, uno che è arrivato 6 giorni prima, pareggia in casa con l'ultimo in classifica, anche se erano 2 giorni che eri qua, dopo lavoro una settimana, e il sabato esce su tutti i quotidiani dicendo a Monopoli vado a prendermi 3 punti. Io, questo è matto, dice. No. Dico, carica anche l'ambiente, perché dici, beh, questo non è uno che dice siamo in un momento di difficoltà, andiamo lì, ci giochiamo la nostra partita. No, proprio risoluto. Cioè, sì, no, dice, io vado lì per giocarmi la partita e per portarmi l'intera posta in palio. È quello che voglio e che vorrò ogni partita. Quindi tutta la settimana di allenamento, compreso il riposo, compresa l'alimentazione che i ragazzi vorranno avere, indirizzata a ottenere il massimo la domenica. Cioè proprio non vado oltre. Quindi adesso noi dobbiamo pensare che abbiamo questa partita che è come se fosse l'ultima e dobbiamo affrontarla nel migliore dei modi, soprattutto con la testa giusta. Devo pensare che Zavettieri sta dettando delle regole. Che non sarebbe giusto. Male, visto la stagione come è andata, non è assolutamente visto una cosa. Un po' di anarchia. Salvatore Miniaci dice: il mister ha sicuramente i mezzi, è la persona umile con aspettative, coraggioso a livello tattico. L'ho notato a Monopoli quando sull'ultima punizione ha invitato Presia a salire in aria per cercare di portare a casa i 3 punti. Credo che con un paio di difensori centrali ce la possiamo giocare con tutti. Credo che su questo siamo assolutamente d'accordo. C'è chi dice che Cosentino avrà fatto i suoi errori, ma la squadra non è poi così scarsa come la classifica dice. Poi ecco Rupe Ventosa 1976 dice: vi seguo da Trieste, riferite al mister quanto è grande ed immenso il nostro amore per le aquile, gli auguro di farci tornare a volare così come il catanzarese doc Pietro Iemmello ha volato sul San Vito ed ora meritatamente in Serie A, avanti aquile. Insomma mister, ci seguono dappertutto, Catanzaro, l'ha detto lei, è una grande piazza e questo insomma si dovrà abituare, cioè a questo grande compito lei, cioè deve riportare entusiasmo, deve riportarlo lei, deve riportarlo la squadra, perché chiaramente vedere 1000 spettatori al Ceravolo la domenica è di una tristezza, caro Mimmo, da Missimo Capraro, diciamo quasi vuota, è davvero una situazione terribile di cui lei chiaramente non ha nessun tipo di colpa, ma se lei riuscirà a fare questo miracolo ne saremo assolutamente grati. Poi c'è chi ci chiede, se questo ce lo può dire, se insomma come schiererà il centrocampo domenica con la Juve Stabia, se ha un'idea, se lo vuole dire. Magari ci seguono pure da Castellammare, possiamo depistare, magari c'è Fontana, possiamo depistare questa domanda, io gliela faccio perché è giusto. No, ma non è un problema, non penso che ci siano segreti, segreti, poi le squadre oggi si sa tutto di tutti, quindi non è un problema questo. Io quello che posso dire è che cercherò di schierare il miglior catanzaro possibile all'inizio e poi di cercare di gestire anche la partita nei momenti cruciali e nel secondo tempo. Mai ti ha superato esattamente. Nel senso, allora, fisicamente parlando. Sì, Maita è entrato benissimo, ha fatto molto bene, e si sta allenando con tanto impegno, ci tiene tantissimo alla maglia del Catanzaro. E dobbiamo comunque calcolare che lui viene da un infortunio grave. Di solito quando si rientra la prima partita, i vecchi allenatori così dicevano, la prima partita fai bene, poi la seconda devi capire. Quindi è un ragazzo che sicuramente può dare tanto alla squadra, in questa prima fase va gestito proprio per evitare che ci siano ricadute, non sicuramente per l'infortunio ma anche a livello muscolare, e quindi ci punto tanto su di lui, vediamo quello che succederà, dai. Vogliamo ascoltarlo proprio Maida in questa brevissima dichiarazione rilasciata nel corso di una conferenza stampa in settimana, vediamo. Ogni qualvolta che c'è una svolta, diciamo, al posto dell'allenatore, è normale che la squadra reagisce. Chi magari gioca di meno cerca di mettersi più in mostra, chi ha il posto da titolare giustamente deve cercare sempre di difenderlo. Quindi è normale che la novità del mister dà più stimoli, ecco, alla squadra. È una partita difficile, loro sono un'ottima squadra, costruita per stare in alto in classifica, quindi è ovvio che verranno qui per vincere.
noi dobbiamo essere bravi a riuscire ad ottenere la vittoria. Bisogna dare una svolta al nostro campionato e penso che bisogna anche essere bravi a ottenerla e volerla. Ripeto, dobbiamo ragionare domenica per domenica, poi qualsiasi altre squadre giocano dopo a Vive Stabia si vede da martedì prossimo. Serve il pubblico domenica? Eh sì, come no, come sempre. Spero che i nostri tifosi ci diano una mano, perché sono fondamentali. In questo momento, poi, per dare anche una svolta, è importante il loro appoggio. Gianfranco, sei d'accordo con Mimmo che può essere, diciamo, uno degli acquisti tra virgolette più importanti, no, di questo Catanzaro, al di là del fatto che comunque, come dice giustamente il mister, va gestito in questa fase perché reduce da questo lungo infortunio, però almeno lo scorso anno è stato il giocatore che forse ha dato di più in un Catanzaro che non era certamente eccezionale, no? Insomma, un Catanzaro che si è salvato dai play-out all'ultima giornata, ce lo ricordiamo. No, assolutamente, secondo me è un giocatore su cui si può contare ciecamente, è un giocatore tecnico, un giocatore che ha visione di gioco, un giocatore che si completa, nonostante siano molto simili, si completa a mio parere anche con Carcione davanti alla difesa, giusto come coppia di play dietro davanti alla difesa, dietro il centrocampo. L'esperimento che ha fatto il mister a Monopoli è un esperimento molto interessante, la partita è cambiata proprio lì, con l'inserimento di Maita, quando Maita è riuscito a portare via un po' di pressione a Carcione, quando Maita è riuscito un pochettino a gestire il gioco, lì la partita è cambiata, sia perché il Monopoli, di fatto lo ha detto anche lui, il Monopoli si era un pochettino abbassato, ma il Catanzaro ha trovato quella fiducia nel gioco, nelle giocate lì a centrocampo, che ha cambiato la partita. Maita può essere uno degli acquisti, però io punterei anche sugli altri, anche su altri ragazzi che noi abbiamo in questo organico e che di fatto abbiamo scoperto solamente a novembre. La gamba di Icardi l'abbiamo scoperta solamente da poco, la bravura di Basrak, la voglia di Basrak di essere rapace in aria l'abbiamo scoperta da poco. Certo, i limiti sono evidenti, perché è inutile nasconderlo, questa è una squadra che dietro subisce troppo e davanti segna troppo poco, quindi ci sono anche dei limiti su cui non ci fossero stati certamente, però queste piccole cose possono cambiare la gara. Volevo sottolineare una cosa, perché è chiaro che nella vita, ma soprattutto nel calcio, i numeri non si possono, come dire, contestare, però io ragionerei più su un discorso di squadra, perché poi è l'equilibrio di squadra che ti fa permettere di fare più gol o subirne di più, quindi è chiaro che se c'è un attaccante come Iemmello, un giocatore che magari sente la porta tantissimo, magari anche se costruisci poco riesce a fare gol, però non, adesso in questo momento tutti puntiamo il dito contro la difesa, però io non lo ritengo un discorso corretto, in quanto è l'equilibrio di squadra che è determinante, ed è quello per cui noi dobbiamo lavorare tanto, più riusciamo a tenere l'equilibrio in campo, più, come dire, preveniamo i pericoli e più riusciamo magari a fare male all'avversario, e questo con il lavoro spero di riuscire a portarlo avanti. Ecco, Roberto scrive, mister, dice: visto che i risultati sono arrivati più per il morale che per la classifica, non sarebbe meglio puntare sui più giovani che hanno più entusiasmo? Lei tra l'altro ha anche convocato un ragazzo della Beretti ultimamente, quindi significa che guarda e che dialoga anche con il settore giovanile. Sì, vabbè, questo un po' per, diciamo, è stato costretto in questa... No, però il discorso di Imperiale, ecco, Imperiale, cioè, diciamo che abbiamo Sabato che in questo momento purtroppo è ai box, sì. Che io reputo un giocatore importante, e guardando tra i ragazzi mi sembra un ragazzo sveglio, pronto, oltretutto in un ruolo si sta adattando anche con grandi sacrifici, con grande applicazione, anche facendo bene Patti, magari un giocatore che è un po' più in centrale, e quindi io per estrazione vengo dal settore giovanile, ho fatto tanti anni, sì, ho lavorato, certo, con i giovani, e non guardo normalmente la carta d'identità, però qui abbiamo anche giocatori esperti che stanno dando e daranno tanto al Catanzaro.
Quindi quello che per me è più importante, al di là del singolo, è trovare questi equilibri giusti per permettere alla squadra, come ho detto prima, di essere invulnerabile nella fase difensiva e poter riuscire a far male nella fase offensiva. Max dice: bravo mister, sintetizzato bene il mio e il pensiero di tutti i tifosi. Chi viene a giocare a Catanzaro deve avere timore, aggiungo paura di affrontare una squadra tosta e rognosa. Quindi è assolutamente, non aggiungiamo altro. Zebra invece, Mimmo dice: non per essere presuntuoso, ma domenica sulla carta partiamo battuti, ma ho fiducia perché con le grandi ci carichiamo anche noi. Questo può essere decima partita, Catanzaro 2, Lecce 1, con Piero Braglia primo in classifica, certo, seduto con i giallorossi. Sai, bisogna avere anche un po' di fortuna. Abbiamo visto per esempio Regina Juve Stabia, la Regina è riuscita a vincere una partita che francamente non aveva giocato benissimo, Juve Stabia l'aveva messa spesso alle corde, però insomma poi se gira un po', no mister, che poi nel calcio no, questo è molto importante, però dobbiamo essere bravi noi a farla girare, è chiaro, con il lavoro, con la serietà, ma come stanno facendo i ragazzi, quindi io confido molto in loro, ho fiducia in loro. E vi posso assicurare che ci tengono tanto alla maglia, ma veramente tanto, e hanno sofferto tanto e credo che, l'ho detto a loro, questa sfida professionale che abbiamo tutti quanti, se riusciamo a superarla, la gratificazione sarà ancora più grande, perché partiamo da una sofferenza iniziale in questo momento molto forte. Nella riunione che hai fatto vedere solo la partita prossima con la Juve Stabia o tutto il ciclo fino al derby con la Regina? Perché è pesantuccio queste quattro settimane, cioè prima Juve Stabia a Catanzaro, poi una per volta, mi pare è chiaro, guardando il calendario sappiamo che ci aspetta un mese di novembre, cominciamo a prenderci tre punti con la Juve Stabia e poi... però non guardiamo oltre la Juve Stabia, perfetto. Mario Giallorosso scrive: mister, spero che presto possa vedere il Ceravolo e il vero pubblico giallorosso. Poi Giovanni da Catanzaro dice: mister, ma un Patti difensore centrale come lo vede? Se vuole insomma dare anche... No, l'ho detto prima, sicuramente ha caratteristiche più da difensore centrale che da esterno, probabilmente una difesa a 3 è il suo completamento migliore, però è un ragazzo veramente intelligente, un ragazzo molto professionale, si applica, ci tiene tanto alla maglia e sicuramente è un giocatore che, dove viene impiegato, dà il massimo. In questo momento abbiamo questa esigenza, si sta applicando tanto e io sono contento. Mimmo, che cosa ti aspetti dalla tifosi del Catanzaro? Se ti aspetti qualcosa, perché chiaramente i risultati, la situazione, quello che si è vissuto in questo inizio di stagione non può certamente far criticare l'atteggiamento di una tifoseria che si è un po' distaccata, insomma, ha preso un po' le distanze da questa situazione, anche alla luce di tutti questi cambiamenti, di questa anarchia che insomma ha regnato, diciamocelo. Non a caso prima nel mio intervento ho detto finalmente, che si coglieva tra le righe, di quanto ha esposto il mister, cominciano ad esserci delle regole che probabilmente prima non c'erano. Ha parlato di alimentazione, ha parlato dell'aspetto tecnico, psichico e quant'altro, ma soprattutto ha parlato di fare squadra, questa è la necessità. Io certe volte mi viene in mente, no? Come si è trasformato il calcio nel tempo. Prima, sì... Partiamo da Medeva, no? Sai una cosa che ti fa pensare? Quando vedi dal pullman scendere i calciatori, ognuno con la cuffia, chi sente musica, chi va, quando il momento del viaggio potrebbe anche essere un momento ancora in cui la squadra si aggrega di più, si compatta. Capisco che adesso ormai con tutti questi attrezzi qua ognuno va a ruota libera, però si finisce davvero ad essere anarchici da questo punto. No, ti ricordo che tu sei su un attrezzo, stai andando in onda grazie ad un attrezzo. Sì, io sto andando sul web. Io sto andando, però io uso molto la mia voce e non l'informatica. Hai ragione. Però mi piace soprattutto l'atteggiamento positivo. È chiaro. Perché mister Zavettieri non si piange addosso, no? Altrimenti non avrebbe preso questo incarico, perché della serie ma chi me l'ha fatto fare, insomma, cioè,
non credo che per lui o il Catanzaro è finito, ha finito di allenare, quindi, ma l'entusiasmo che mette è che secondo me, da quello che si è visto in campo qua, Gianfranco correggimi se sbaglio, anche perché se mi correggi poi ti ammazzo di legnate, ma comunque no, e se no io senza Mardente lo sai, a fianco ma ci sarà Mardente, prima o poi ci sarà Mardente. Allora, è l'entusiasmo che riesce a trasmettere a una squadra, questa qui è la consapevolezza che deve dare ai calciatori, che non sono un terreno di conquista né in casa né fuori casa, perché sai, dopo che tu 4-5 sconfitte uno dietro l'altro con risultati pesanti pure 3-0, 4-0 e via discorrendo, o fai un'inversione di rotta totale, e siccome non la puoi fare comprando Messi e Ronaldo, la devi fare, lui la dovrà fare soprattutto col materiale che ha a disposizione, cercando di trarre da questi bravi ragazzi e da questi bravi vecchietti, perché con Murphy c'era solo Graglianello dell'81, noi avevamo 4-5-6 giocatori con l'8 davanti e loro avevano tutti gli altri dal 95-96-97, che sul piano della corsa incide un po' di più rispetto a un 82-83. Posso prego, assolutamente. C'è da dire che ne vale come esperienza. Sì, però giocare con la maglia del Catanzaro per un giovane può essere forse diverso che giocare a Messi. Assolutamente, sono d'accordo con questo. Però ripeto, questa ha girato completamente il timone. La cosa più bella che ho sentito stasera è stata: parliamo da quando sono arrivato in avanti. Però non mi hai risposto alla domanda, tu gli apprezzi le cose, cioè la tifoseria secondo te, domenica, allora, che fa? Scusa, siccome... tu sei il giornalista ultra, diciamo. Allora, io dico che in questo momento il Catanzaro ha bisogno che la curva Massimo Capraro sia la curva Massimo Capraro, che ha avuto il diritto a... A protestare, a contestare, a gridare con sentito macchina, a tutti, chi paga il biglietto e va a uno spettacolo ha diritto a comportarsi come meglio crede, nei termini sempre leciti, certo, e della correttezza, certo. Cioè lo sfottò verbale e quant'altro. Però riempiamo le gradinate, signori, è un appello che faccio alla tifoseria in questo momento. Tra l'altro una persona disponibile che credo che non è che se la tifoseria gli rivolge la domanda il mister gira e se ne va, propenso a confrontarsi eventualmente anche con la tifoseria, però c'è bisogno che quando si senta la pressione dei tifosi quando ci sono i 90 minuti, perché un arbitro che arbitra nel deserto, va bene, quando deve prendere la decisione immediata, se c'è la pressione del tifo addosso, sai, pro e contro ci pensa, ma se c'è il deserto con 500 cristiani allo stadio, specialmente al Ceravolo, se è deserto in quel modo, fa il bello e il cattivo tempo come ritiene opportuno. Mi permetto di dire a tal proposito che ho avuto un'esperienza circa 3 anni fa dove c'è una situazione analoga iniziale e la squadra si è proprio trasformata diametralmente proprio per il sostegno dei tifosi. Trasformata. Cioè i giocatori erano più forti proprio dentro, e quindi credo che senza pubblico, a parte il calcio, non esiste, quindi sono sicuramente i protagonisti principali tifosi, quindi ecco, l'auspicio è quello che come dire, che trasformino, aiutino anche loro a trasformare questa squadra, a far ritrovare quell'entusiasmo che ci può servire. Gianfranco, condividi questa... Condivido in pieno, l'ha detto Maita anche in conferenza stampa, ha detto il cambio di fatto passa anche da un nuovo apporto da parte della tifoseria, da un ritorno della tifoseria. E noi la conosciamo bene, per questo che vedere il Ceravolo così vuoto lascia un vuoto anche a noi, perché conosciamo bene il vero apporto che la tifoseria del Catanzaro può dare, conosciamo uno stadio pieno, conosciamo i cori che accompagnano la squadra e che per molte partite, quando tutto andava male, riuscivano a spingere la palla dentro anche senza il tocco dei giocatori, quindi l'apporto può essere fondamentale. Fammi dire un'altra cosa, sempre per collegarmi a quello che diceva prima Mimmo,
come è cambiato da quando è arrivato il mister, anche dal punto di vista psicologico, il fatto di fare squadra, si faceva riferimento prima alle singole unità che compongono la squadra, che appena finisce la partita o prima che inizi sono sempre separate tra di loro, sono sempre sparse. Al termine della prima partita il mister ha fatto una cosa che noi non avevamo mai visto, dico la verità, infatti ha lasciato un pochettino, ci ha colpito anche noi. Fine della partita la squadra si è radunata tutta quanta in panchina. Il mister avrà detto due parole probabilmente sulla gara, come se quello fosse un allenamento, lo fa giornalmente al Poligiovino, noi lo sappiamo perché la seguiamo ovviamente ogni giorno lì al Poligiovino. Quello è stato anche un indirizzo chiaro, il voler comunque avere un rapporto sempre diretto con la squadra anche al termine di una partita. Ci si è confrontati, subito dopo si è ritornati negli spogliatoi. Fare gruppo, secondo me, è una delle prime cose da fare. Voglio chiarire che... di solito è una cosa che mi piace fare però all'interno dello spogliatoio, però essendo lo spogliatoio a Catanzaro non essendoci lo spogliatoio l'abbiamo fatto là in panchina, perché credo che poi finita la partita dobbiamo sottolineare due o tre cose, soprattutto gli aspetti positivi, poi andare sereni e poi riprendere dal primo allenamento ad analizzare a 360 gradi quello che è stato e pensare subito a quello successivo. Quindi non è una mania di protagonismo assolutamente, però credo questo conferma che l'aspetto mentale è troppo importante in una squadra. Giuseppe da Reggio Emilia, mister Zavettieri, con la sua umiltà riuscirà ad ottenere i risultati che tutti noi tifosi ci auguriamo? Altro che contestazione a oltranza, entusiasmo a oltranza, forza giallorossi. Io direi che diciamo questo può essere il messaggio finale di questo nostro primo appuntamento con Studio Giallorosso. Io ringrazio mister Zavettieri per essere stato con noi, grazie davvero, ringrazio i tanti tifosi che hanno scritto la nostra web chat, ringrazio Gianfranco Giovane che potrete leggere sin da subito. Credo che già ci sia un articolo su catanzaroinforma.it su tutto quello che è successo oggi durante l'allenamento. Non ringrazio Mimmo Barbaro perché sarà il mio compagno di viaggio, ci ritroveremo ogni giovedì sempre alle 19. Invece ringrazio Giuseppe Cristiano in regia, l'ufficio stampa del Catanzaro Calcio che insomma ci ha consentito di avere il mister e sicuramente nel corso di queste puntate ci consentirà di avere altri protagonisti per parlare del Catanzaro, e poi Roberto Tolomeo in redazione e il nostro direttore Riccardo Di Nardo. Allora grazie a tutti voi per averci seguito, vi aspettiamo giovedì prossimo sempre alle 19.